Ciao a tutti ragazzi, settimana scorsa sono andato, come vi ho detto già nel video della recensione di Bianca Arcano, da Joli Profumerie. Oggi infatti vedremo tutte le cose che ho acquistato da loro e poi appunto alcune di queste le approfondirò più avanti. Ora partiamo a vedere le cose che ho acquistato. Allora, io principalmente sono andato là per prendere due profumi, uno per me e uno appunto per il fidanzato di mia mamma. Il primo, che appunto avete visto anche nella recensione dello scorso video, è Bianca Afghano. Infatti avevo bisogno, non so se sapete, non so se l'ho detto, dovrò completare tutta la collezione dei Naso Matto e degli Orto Parisi, essendo le mie fragranze preferite. Quindi comunque dovevo prenderlo. Io ho solo due Naso Matto e con questo appunto arrivo a tre. Avevo bisogno di o un Orto Parisi o di un Naso Matto per questo autunno-inverno, e ero indeciso tra Terroni o Black Afghano, tanto prenderò comunque tutti. E però mi sono detto iconico, leggenda, tutto quello che avete visto già nel video, prendiamo lui. Tra l'altro il negozio questo era l'ultimo, quindi sono stato anche abbastanza fortunato. Ora passo un attimo, prima di farvi vedere il secondo profumo, a un regalo. Infatti con un minimo di spesa vi davano in regalo alcuni oggetti, alcune cose che poi adesso vedrete. La cosa che mi hanno dato in regalo è questa, ovvero una body lotion, una crema a corpo al profumo di vaniglia, appunto. Molto molto buona ed è brandizzata appunto Joli. Io non uso molto queste cose, infatti probabilmente la darò a mia mamma o a qualcun altro. Comunque buon regalo, ecco. Ora passiamo subito a un terzo oggetto che c'era nel sacchetto. Questo l'ho comprato, quindi è il secondo profumo che appunto ho acquistato. Il secondo profumo è Mansera Silver Blue. Non è per me, come ho detto, ma è per il fidanzato di mia mamma. Le custodie, le scatole di Mansera non hanno il rivestimento in plastica, questo non lo sapevo, è il mio primo Mansera che prendo. Fatemi sapere nei commenti se è così in tutti i posti, ma penso di sì a questo punto. È un 60 ml, appunto io ero lì con lui, col fidanzato di mia mamma, gli ho fatto sentire un po' di profumi consigliati da me e lui ha scelto questo alla fine. Mansera viene in questo borsellino, possiamo dire, in questa sacchetta molto bella, marchiata Mansera appunto anche qua sul logo. Il profumo è questo qua, molto molto bello. Eccolo. Il profumo, come tutti i Mansera in generale, è molto persistente, devo essere sincero. È tendenzialmente un ambrato legnoso, questo profumo, molto molto buono. All'apertura posso dire molto fresco, infatti in apertura abbiamo la piramide olfattiva, spezie e bergamotto che si sentono tutte, soprattutto le spezie molto molto presenti. Note di cuore abbiamo ambra, caramello e labdano. Devo dire che effettivamente dopo un po' di minuti si inizia ad addolcire molto questa fragranza. E le note di base ritroviamo l'ambra, il musco di quercia, il patchouli e dei legni preziosi. Infatti dopo parecchio tempo questa fragranza è comunque sostenuta da delle note legnose, appunto, e un po' speziatine, un po' piccantine. Comunque, secondo acquisto, ottimo, direi. E ragazzi, come ultimo omaggio, ecco a voi, signore e signori, 10 campioncini omaggio. Questo, a mio parere, è stato il più bel regalo che ci hanno fatto tra questi due. Con questo vi farò un altro video. Vi farò un video dove analizzeremo tutte le fragranze qua dentro, una alla volta. Appunto ce n'erano 10, ma come vedete ne mancano due, una e due. Una era mega mare, quindi ho già fatto una recensione molto approfondita sulla classifica degli Orto Parisi, mentre in questa posizione c'era Blanche di Byredo, che appunto quando farò le recensioni e quando ve li dirò tutti recupererò per darvi una mia impressione su questo. Al momento non ce l'ho, però la recupererò. Vi inizio a dire quali sono i profumi che andremo ad affrontare nel video della recensione su questi. Abbiamo Alexandria 2 di Xerjoff, molto molto interessante, io ero molto curioso di sentirlo. E poi ne abbiamo due di Morphe, che onestamente non mi piace molto come brand, in quanto fa molti cloni, molti dupe. In questo caso abbiamo Cruda e poi avremo Zeta. Poi continuiamo con due di Frederic Malle, French Lover, e abbiamo Lipstick Rose. Sono stati i miei primi due Frederic Malle studiati, infatti non avevo prima d'ora mai sentito un Frederic Malle.
Infatti ritenevo il brand troppo importante, troppo sofisticato per il mio naso ancora. Però devo dire che appunto mi ha stupito. Poi abbiamo uno di Kilian, by Kilian, Mask Wood, molto interessante. Avevo proprio voglia di sentire lui di quella collezione. E per finire abbiamo il mio primo inizio che ho sentito, Absolute Aphrodisiac. E infine abbiamo il campioncino di un Comptoir Sud Pacifique, penso si pronunci così, che è Aloha Tiare. Conoscevo già per nome questo marchio, ma non avevo mai sentito nessuna delle loro fragranze. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, molto veloce, vi ho fatto una piccola recensione di Silver Blue, la Capgaran, trovate la recensione nel video precedente, e piccolo spoiler al video che farò su questi campioncini analizzati uno per uno. Noi ci vediamo a un prossimo video, grazie per il sostegno a tutti, alla prossima!